E questo è un esperimento ben riuscito, perché lui voleva riportare la vita nel suo borgo, da dove andavano via tutti. E allora è riuscito a farlo grazie alla presenza di persone che venivano da lontano. Quindi che cosa vuol dire? Che a Riace c'è vita perché le persone hanno imparato a conoscersi, a rispettarsi, e dunque questo è quello che dovrebbe essere sempre per tutte le realtà. Sicché io sono qui per dimostrare vicinanza a Mimmo Lucano nel rispetto della magistratura. Io sono sicura che Mimmo Lucano saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che oggi appunto gli vengono contestati, e quindi ecco, mi pare che insomma lui sia rimasto anche contento di tanto affetto, perché oggi c'erano migliaia di persone qui a Riace. Il modello Riace funzionava o dimostrava già dei segni di inquinatura? Allora, il modello Riace funziona se appunto le persone possono riuscire a integrarsi nel territorio, e lo sforzo di Mimmo Lucano è stato questo: dare da lavoro alle persone di Riace, insieme a loro anche a chi veniva da lontano. Quindi questo è il modello Riace, in cui vivere insieme va a vantaggio di tutti. Quindi abbattere l'odio, abbattere le resistenze, le contrapposizioni, la paura, e riuscire a conoscersi e a fare in modo che la società ci guadagni da questo esperimento. Ma perché non è mai stato fatto un altro esperimento? Una Riace di Calabresi, una Riace di Calabresi che consente ai calabresi di rimanere nel loro paese. Sì, i calabresi sono liberi di rimanere e di andare via. Se decidono di andare via, non è che si può costringere le persone a rimanere contro la loro volontà. E quindi questo esperimento ha dimostrato che laddove i calabresi se ne vogliono andare, ci sono altri che invece accettano di essere. Quindi è una libera scelta da parte dei calabresi, secondo lei? Io non posso ragionare per categorie così generali. C'è chi è andato via per bisogno e c'è chi è andato via per libera scelta. Quello che io voglio dire è che se un territorio è spopolato e c'è un sindaco che trova il modo di farlo rivivere quel territorio, quel sindaco fa la cosa giusta.